Cleonice Morcaldi nacque a San Giovanni Rotondo nel 1904, nello stesso giorno, mese ed anno in cui Padre Pio faceva a Morcone, dopo il noviziato, la professione religiosa. Conobbe Padre Pio nel 1920, prima di sostenere gli esami di Stato per conseguire il diploma di magistero. Da allora trovò nel venerato padre una guida paterna sicura e forte, e anche una materna perché sostituì quella di sua madre fin dal momento in cui divenne orfana. Le sue virtù e la sua devozione filiale determinarono da parte di Padre Pio una predilezione nei suoi confronti. Alla scuola del primo sacerdote stigmatizzato, la signorina Cleonice imparò a pregare, ad amare Gesù e la Vergine Maria. Fece, nelle mani di Padre Pio, i voti di povertà, castità ed obbedienza, che rinnovò ogni anno il giorno dell'Immacolata Concezione. Annotò diligentemente alcune risposte di ordine spirituale ricevute da Padre Pio. Dopo la sua morte, divulgò ciò che aveva appreso da lui, ricevendo nella sua casa persone di ogni ceto e città. Morì il 23 febbraio 1987, lasciando una raccolta di testimonianze su Padre Pio e un diario. Parlare del rapporto di Padre Pio con Cleonice Morcaldi e di Cleonice con Padre Pio, di Cleonice Morcaldi con Padre Pio, naturalmente è un rapporto molto speciale e va inquadrato in un orizzonte mistico profondo. Ed è un rapporto che nasce da un incastro tra l'altro storico, nel senso che Cleonice nasce il 22 di gennaio del 1904 a San Giovanni Rotondo, proprio il giorno appunto che, in cui Padre Pio diventa sacerdote. E questo fu un incastro importante, perché Padre Pio sapeva appunto che l'anima di Cleonice, questa figura, è stata affidata proprio in quell'occasione sull'altare. E questo rapporto infatti è un rapporto appunto che va inquadrato in un orizzonte mistico e complesso di paternità, di maternità, di filialità, che è ben tra l'altro diciamo documentato, raccontato filmicamente nel film Padre Pio con Sergio Castellitto, in cui la figura di aggancio con Padre Pio che bisogna tenere sempre presente è la madre, perché la madre di Cleonice, Carmela, è una delle prime figure femminili che avvicinano Padre Pio, appunto, e avvicina Padre Pio al suo arrivo, per cui poi li affida, fa conoscere la figlia. Appunto, nel film questa storia è ampiamente e diciamo storicamente ben rappresentata. E quindi è un rapporto che parte proprio in questo orizzonte mistico profondo di una personalità, Cleonice, completamente che vive la sua intera vita in una dimensione sospesa. E nel mio caso poi artisticamente arriva, perché io appunto occupandomi un po' dell'immagine diciamo di una dimensione iconica dell'immagine di Padre Pio, per le circostanze del caso, mi trovo ad avere il mio atelier quando vengo a San Giovanni Rotondo da Venezia, il mio atelier nella casa natale di Cleonice, dove Cleonice, nata appunto nel gennaio del 1904, vi resta fino alla morte della madre nell'aprile del 1937. In una famiglia numerosa, 9 figli, tra cui i ragazzi morti anche diciamo in giovane età, e il papà è morto con questi bambini molto piccoli, per cui Padre Pio, anche con tutta la sua azione di carità nel paese di San Giovanni Rotondo, se ne occupa quotidianamente, insomma, della loro sussistenza. E quindi questa casa, che è il punto di nascita e soprattutto della morte Carmela, è uno spazio in cui, tra l'altro tutto ben documentato negli scritti di Cleonice Morcaldi, che non dimentichiamo poi diventa maestra elementare, cioè fa degli studi che per la loro epoca sono abbastanza avanzati, e tra l'altro anche con delle caratterizzazioni artistiche straordinarie, i famosi
spettacolini di cui si parla, a cui Padre Pio assisteva, gli unici a cui assisteva nel periodo soprattutto natalizio, non erano spettacolini da oratorio, così un po', erano degli spettacoli montati proprio con tutte le scene, con le scenografie, tra l'altro questa bravissima scenografa romana che era molto vicina a Cleonice, Laiezzi, e poi musicisti del luogo e tutti quanti che partecipavano a questi allestimenti che vengono raccontati come degli allestimenti davvero di grande qualità, di grande qualità artistica, gli unici eventi, come sappiamo, a cui Padre Pio assisteva di carattere diciamo che si concedeva. E, quindi questa casa sono molto consapevole quando ci lavoro, di cui vedete anche alcuni lavori che adesso sono realizzati. Padre Pio ci è stato tantissime volte, molte volte potremmo dire che è la casa di San Giovanni Rotondo in cui Padre Pio ha più volte messo piede, anche fino all'assistenza finale proprio spirituale della madre Carmela, appunto, che era una figlia spirituale fra le prime di San Giovanni, fra le prime di Padre Pio, e a cui dette l'estrema unzione, per cui c'è ancora il letto in casa, ma soprattutto c'era poi la nipote Carmelina che ce l'ha affidata, questa casa aveva ancora il comò in cui, come sappiamo, Cleonice appunto si occupava molto di Padre Pio per quanto riguardava tutti quanti gli indumenti, tutte insomma, quei testamenti sacri dal punto di vista di materiale che erano presenti. E quindi questo è un luogo importante, tra l'altro una casa collocata in un triangolo forte dal punto di vista, perché si trova giusto al centro del triangolo tra la chiesa di San Leonardo, che è la chiesa madre, la chiesa di Sant'Orsola, una chiesa del 600, e la chiesa di San Nicola che è alle spalle. E qui in questa casa Cleonice racconta di come lei giovane, soprattutto nel periodo in cui a Padre Pio appunto era interdetto il rapporto con i fedeli e quindi con la messa che lui doveva celebrare il Sacellum nella fine degli anni 30, della fine degli anni 20, Cleonice racconta, scrive di questa esperienza di preghiera attraverso la finestra della casa, della soffitta. Lei saliva in soffitta a una certa ora, avendo avuto saputo da un frate che Padre Pio appunto stava in convento, si ritirava a pregare fino a tarda ora, fino alle 10:30, le 11 di sera, e aveva saputo che c'era un faro che poi, a cui Padre Pio era delegato, poiché quando aveva finito spegneva. Ci furono degli scambi, dei messaggi, perché tra Cleonice e Padre Pio appunto, come i fedeli sanno, c'è questo rapporto intenso proprio di piccoli biglietti, di foglietti, di benedizioni, di consigli quotidiani e anche diversi durante la stessa giornata, che sono tutti appunto tutti repertati. E da un biglietto appunto Padre Pio gli aveva detto che avrebbe permetto e prometto, gli dice, di poter pregare assieme, per cui Cleonice saliva nella soffitta, quindi stiamo parlando negli anni, appunto alla fine degli anni 20, quindi con un freddo anche durante l'inverno, saliva nella soffitta, portava la lanterna, naturalmente con la mamma che si lamentava, che però quando vide poi il biglietto scritto da Padre Pio che aveva affidato a Petruccio, il personaggio, il messaggero di Padre Pio, e aveva visto che Padre Pio aveva dato questo assenso, e lei saliva sulla soffitta e quindi pregavano insieme, fino a quando poi Padre Pio spegneva quel faro e vedeva e la preghiera si era conclusa, tenendo conto che San Giovanni allora non aveva nessuna casa ad altezza, cioè era perfettamente visibile, come ancora oggi è visibile se si toglie qualche ostacolo visivo di qualche palazzo un po' più alto. E quindi lei vedeva. Allora, questo contatto, questo ponte, queste esperienze che in superficie all'apparenza possono sembrare anche visionarie, in realtà rappresentano, raccontano e testimoniano, perché stiamo parlando tutto qualcosa che è stato scritto e documentato direttamente dagli autori, sia da Cleonice ma anche da Padre Pio, e quindi di un rapporto intenso, filiale, materno, perché Padre Pio diventa in un certo senso il padre di Cleonice, diventa anche la madre quando lui muore, per cui
nel 1937 gli chiede di venire ad abitare qui, e quindi lì c'è tutta la storia, che è tutta documentata. Quindi se potremmo, non è osato dire che se il rapporto tra Di Francesco, di San Francesco filiale con Santa Chiara è molto molto vicino al rapporto filiale tra Padre Pio e Cleonice.